Cari internauti, ciao e bentornati su Vele Suono, il nostro rotocalco che so che vi sarà mancato tantissimo, anche a me è mancato tantissimo perché l'ultimo risale ormai a fine del 2017. Io mi scuso per questo, ma sono stati mesi veramente molto molto intensi, fra tutto masterclass, collaborazioni, lezioni, corsi, quindi insomma mi sento parzialmente giustificato, però eccoci qui a ritornare con il nostro spazio e quindi a riprendere un pochino l'abitudine e la routine del rispondere alle vostre domande, e che voi sotto a ogni video nei commenti mi lasciate le domande per la puntata successiva. Quindi oggi risponderemo a qualche domanda vecchia e mi aspetto tantissime domande nei commenti qui sotto a cui risponderemo poi dopo nelle puntate successive. Quindi cerchiamo di riprendere questa abitudine e questa routine. Oggi abbiamo tantissime novità di cui vi devo parlare, però prima vi dico le solite cose che dico all'inizio dei video, cioè ricordatevi di iscrivervi alla mia newsletter, quindi al sito, all'area didattica, anche per scaricare tutte le tab e tutti i materiali gratuiti che troviamo a disposizione lì dentro. Se volete potete rimanere in contatto con me e ricevere gli aggiornamenti anche su WhatsApp, di cui vi lascio il numero qui da qualche parte, quindi ci mandate un messaggio così attivate gli aggiornamenti su WhatsApp. E poi cos'altro? Niente, possiamo partire con le novità di oggi. Dunque, prima novità importante: da ieri siamo sbarcati ufficialmente su Telegram, quindi un ulteriore modo per tenerci in contatto. Ci sono già una settantina di iscritti, insomma abbiamo iniziato proprio ieri, abbiamo aperto il canale ieri, quindi per trovarci su Telegram vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto, oppure potete cercare direttamente Claudio Cicolin e Lezioni Chitarra o lezionichitarra.it e ci trovate, e lì pubblicheremo un sacco di contenuti, video, notizie, eccetera eccetera eccetera, quindi vediamoci anche su Telegram. Poi dopo, altra novità, è praticamente pronto il nuovo corso Gadget Facile. In tanti mi hanno chiesto, ci è voluto un bel po' di tempo, quindi ci ho messo almeno 3-4 mesi a prepararlo globalmente. In questo momento stiamo finendo di montare i video, dovrebbero essere praticamente pronti, quindi io immagino che settimana prossima il corso sarà disponibile, quindi probabilmente faremo una solita promo di lancio a prezzo scontato, quindi tenetevi pronti perché sapete che queste promo durano molto poco, un paio di giorni al massimo, e quindi lanceremo anche questo corso, di cui sono molto molto soddisfatto. Sono convinto che potrà dare molto dal punto di vista tecnico teorico, quindi così nei prossimi giorni sicuramente pubblicheremo anche dei video, delle pillole per dare delle anteprima su questo contenuto. Poi un'altra novità è che ho diciamo in queste ultime settimane ho acquistato e ricevuto diversi strumenti nuovi, diverse cosette, alcune cose le avete già viste in qualche foto su Instagram, in qualche mini video, in qualche unboxing. Di cosa si tratta? Quindi ho acquistato un nuovo amplificatore della Supro, ok, che è un amplificatore valvolare fantastico, quello che usava Jimmy Page fondamentalmente e con cui ha realizzato tutti i primi dischi delle Zeppelin, quindi questo ve lo farò sicuramente sentire in qualche video prossimo. Poi dopo ho ricevuto un attenuatore di potenza che serve proprio da usare con gli amplificatori valvolari che hanno troppo volume, si mette tra il cono e l'amplificatore per attenuare. So che anche questo ha suscitato molto interesse, quindi ve lo farò sentire a breve, nei prossimi giorni farò un video per farvi vedere proprio come si collega e come funziona, qual è l'utilità di questo apparecchio. Poi mi è arrivata anche una nuova pedaliera che vi avevo fatto vedere nell'unboxing, la pedaliera in se stessa, ma ora l'ho proprio assemblata con i pedali, quindi fra poco vi farò vedere anche il risultato finito e completo. E poi cos'altro? Ah sì, mi è arrivato anche un nuovo overdrive della Barber, che è un overdrive fantastico, veramente bello, LTD si chiama il modello, e cercherò di fare anche degli estratti video per farvi sentire come suona anche questo pedale. Quindi nei prossimi tempi arriveranno anche un po' di video sulla strumentazione, che so che è una cosa che continua ad interessarci. Poi passando a una notizia successiva, abbiamo sostanzialmente raggiunto il numero minimo che ci serviva di iscritti alla masterclass che terremo io e Nico Menichini a Pistoia il 5 di maggio. Quindi dopo il successo di quella che abbiamo fatto a Milano qualche settimana fa, che è andata benissimo, ci siamo divertiti tantissimo, anzi vi farò vedere anche dei video e delle foto tratte proprio da quella giornata, che è stata una giornata fantastica di cui siamo stati contenti noi, ma sono state contente soprattutto le persone che hanno partecipato. Arriva questa nuova masterclass a Pistoia il 5 di maggio e abbiamo aperto le preiscrizioni qualche settimana fa, abbiamo già avuto una ventina di adesioni, quindi la masterclass è sostanzialmente confermata e da qui in avanti possono iscriversi anche altre persone. I posti saranno ancora
pochi disponibili, quindi se siete dell'area toscana, diciamo così, affrettatevi. Anche di questo vi lascio il link nella descrizione del video qui sotto, perché rimangono ancora pochi posti disponibili, quindi ci teniamo a vedervi. È una giornata davvero molto molto formativa e divertente. Tutte le informazioni al link che trovate qui sotto. Un'ultima notizia, poi, prima di passare alla parte delle risposte alle vostre domande, è con oggi finisce il tempo che avevo dato a disposizione per mandarmi le vostre improvvisazioni per la Jam Online con me. Come sapete, abbiamo di recente festeggiato gli 80.000 iscritti sul canale, che è una cosa fantastica, e ormai siamo già oltre gli 80.000 iscritti, e l'idea è quella di fare questa mega jam online con me. Quindi ho messo a disposizione una backing track che dovevate scaricare e realizzare una vostra improvvisazione e mandarmi il video, ok? Oggi è l'ultimo giorno, quindi se non l'hai ancora fatto, se ti sei dimenticato, se hai ancora in tempo oggi, mandami la tua improvvisazione. Mi raccomando, leggete attentamente le istruzioni per mandarmi il video. E, detto questo, poi dopo settimana prossima faremo un montaggio con le 10 improvvisazioni che mi sono piaciute di più e pubblicheremo questo video, che insomma sono molto non vedo l'ora di vedere come sarà, ok? Sarà una sorta di duetto tra me e voi, quindi aspetto i vostri video, avete ancora qualche ora di tempo. Passiamo adesso alle risposte alle vostre domande. Quindi sono domande fondamentalmente vecchie, risalgono appunto a fine del 2017, perché risalgono all'ultima puntata di Vele Suono che abbiamo fatto, e ne ho presa proprio solo qualcuna a titolo così esemplificativo, e poi diciamo che vorrei da questa puntata di Vele Suono riprendere bene il giro di tutte le domande e di tutte le risposte, ok? Quindi come sempre sono divise in categorie, partiamo dalle richieste di tutorial, ce ne sono 7-8, vediamo un attimo. Allora, Davide Floyd mi chiede: ciao Claudio, volevo chiederti se potevi fare il tutorial di This is Heaven di David Gilmour. Grazie, ti stimo tantissimo, vai avanti così. Grazie Davide innanzitutto. La canzone non la conosco, quindi lo ammetto, mea culpa, me la vado ad ascoltare. Quindi prima di dire faccio o non faccio il tutorial, vado ad ascoltarmi il brano. Poi Roberto Sasso mi chiede: ciao Claudio, che ne pensi di Cambio dei Negrita? Ne faresti un tutorial? Trovo sia molto divertente da suonare. Allora, i Negrita li ho visti dal vivo proprio in quel tour, credo che fosse il tour di Cambio, ed erano di spalle Bon Jovi, non so se nel 97, nel 98 a Milano all'Acquatica, e mi sono piaciuti molto, sono sempre stati una band fenomenale soprattutto dal vivo, quindi sì, faremo qualcosa dei Negrita, non so se proprio quel brano, magari anche Mamma Mae, mi sembra che abbia un riff più interessante ancora, oppure c'era un'altra ballad che mi piaceva molto di cui adesso mi sfugge, In ogni atomo forse, e magari quella. Poi Sean Alexei Donzelli: ciao Claudio, farai mai un tutorial di I Feel Good? Ma paradossale il fatto che io con la mia band Rhythm and Blues suono I Feel Good da circa 20 anni, quindi la conosco piuttosto bene. Sì, potrebbe essere un'idea, un brano sicuramente interessante anche per uscire dai soliti cliché rock che bene o male caratterizzano il nostro canale. Luca Maci mi chiede: ciao Claudio, attendo con ansia il fantastico solo di Marooned dei Pink Floyd. Allora, qui devo dire una cosa antipatica che ho già detto tante volte, e cioè che io considero i Pink Floyd finire con Roger Waters, quindi per me l'ultimo disco è The Final Cut, quindi io non ho mai considerato The Division Bell come un album dei Pink Floyd, perché è più che altro un album solista di Gilmour, con l'aggiunta poi di Mason e di Wright, ma non mi è mai piaciuto, non mi piacciono moltissimo le canzoni, non mi piace il suono, quindi mi spiace continuare a dire di no su queste cose, però davvero è un album che faccio fatica a digerire, quindi dubito di trattare qualcosa, mai dire mai, magari cambierò idea un giorno, però per il momento il mio feeling riguardo a quel disco è sempre questo, quindi ben felice di riscoprire Pink Floyd di The Piper dal primo disco, di Umma Gumma, di Animals, di tutto quello che volete, di Metal, tutto quello che vogliamo, ma The Division Bell non mi piace, perdonatemi per questa opinione. Poi Republic of Video Games: potresti fare qualche tutorial su Joe Bonamassa? Sì, sicuramente, l'ho visto anche dal vivo, Bonamassa è un fenomeno, magari aiutatemi a capire quale brano, perché ecco una cosa che critico tra virgolette a Joe Bonamassa, di non avere queste grandi canzoni, ma magari non lo conosco abbastanza bene, suggeritemi qualche brano interessante di Joe Bonamassa. Daniele Guidi: ciao Claudio, volevo chiederti da dove prendi i brani dei tuoi tutorial. E questa domanda non la capisco molto bene, nel senso, dove prendo i brani, nel senso come faccio a sceglierli, o dove li prendo, in che senso? Io li ascolto, li imparo e li suono e ci faccio la lezione, non è che uso Tab o altri tutorial, quindi facendo l'insegnante sono sempre stato abituato a ascoltare le canzoni, impararla ad orecchio e
e dopo insegnarle agli altri. Quindi li prendo fondamentalmente dal web, da YouTube o da qualche altra fonte, li imparo e poi dopo ci faccio dei tutorial. Poi Vincenzo Facchiano mi chiede: ciao Claudio, per un attimo che devo farmi un attimo largo nella domanda che è un po' lunga, farei una lezione che avrà come argomento come suonare una canzone analizzandola nelle diverse parti, accordi, ritmica ed eventuali consigli, o riarrangiarla in modo diverso. Non so se hai già fatto un video del genere. Allora, ho fatto diversi video legati a come tirare giù canzone a orecchio, ma questo è proprio l'argomento che trattiamo in una delle lezioni della Masterclass a Pistoia, quindi se siete dell'area, torno a ripetermi, venite a trovarci lì, perché ho dedicato una lezione intera di un'ora nella Masterclass proprio a questo argomento, esattamente quello che hai detto, quindi tirare giù a orecchio, anche riarrangiare eventualmente le diverse parti. Quindi ne parleremo lì. Filippo Ferrari mi chiede: potresti fare un tutorial di Crying degli Aerosmith oppure qualcosa dei Bon Jovi come Bed of Roses o I'll Be There For You? In effetti non ho mai trattato questi. Sì, Bon Jovi ci ho fatto un tutorial di Wanted Dead or Alive, gli Aerosmith in effetti no. Sarebbe interessante, sì, forse sia Crying che le altre ballad di quel disco che, se non sbaglio, era Get a Grip, gran bel disco. Sì, sicuramente faremo qualcosa. Poi pareri sui musicisti, quindi cambiamo categoria di domande. Kurt Cobain, quindi il nome stranamente assonante, mi chiede: cosa ne pensi dei Saxon? Allora, non li ho mai ascoltati tantissimo, però suonavo un brano dei Saxon quando avevo 17 anni, che se non sbaglio era 747 Princess of the Night, magari potrebbe essere sbagliato il titolo, non sono sicuro. E diciamo che in generale tutto quel heavy metal primordiale, tra cui Saxon o anche Judas Priest, mi piace, è qualcosa che mi piace molto perché identifica un momento storico e quindi mi piace molto quella cosa. Poi il concetto di heavy metal si è trasfigurato ed è cambiato enormemente durante gli anni, però quel primo heavy metal di fine anni 70 mi piaceva veramente tanto. Francesco Colasanto mi chiede: cosa ne pensi di James Taylor? Allora, penso che sia uno straordinario chitarrista, un buon cantante, un buon autore. Ecco, forse dal punto di vista compositivo non ha brillato come ci si aspetterebbe da un artista di quel calibro, nel senso che con la sua preparazione anche come chitarrista, dalla bellezza dei suoi accordi, dei suoi accompagnamenti, ci sono dei brani, ma non credo che sia a livello di altri grandi songwriters folk come per esempio Simon & Garfunkel o Crosby, Stills, Nash & Young. Lo vedo come se fosse un pochino sotto, ecco, dal punto di vista strettamente compositivo, però anche qui magari dovrei fare un ascolto più attento, quindi così magari approfondirò successivamente. Passando a domande invece sugli strumenti musicali, Ruma mi chiede, domanda appunto sulla strumentazione: per le accordature drop C o ancora più gravi, possono essere impostate in una normale chitarra o per via di una tensione inferiore delle corde occorre avere uno strumento che controbilanci il truss rod? Basterebbe cambiare con delle corde di spessore maggiore per compensare la tensione? Allora, normalmente quando si scende con l'accordatura in effetti si montano delle corde di scalatura maggiore per compensare, come hai detto tu, la tensione. Non occorrono strumenti particolari fatti ad hoc per andare su scalature inferiori, semplicemente quando si modifica sensibilmente la scalatura e si modifica sensibilmente l'accordatura, come in questo caso, un controllo al truss rod va sicuramente fatto per verificare che il manico sia nell'assetto corretto. Francesco Colasanto sempre mi chiede: che differenza c'è tra le varie frequenze di accordatura 430, 440 e così via? Allora, anche a questa domanda credo di aver già risposto, ma riparliamone molto rapidamente. Io ho un'opinione in controtendenza su questa cosa, nel senso che altri chitarristi, altri musicisti dicono l'accordatura 435 cambia la percezione, dà un relax incredibile. Io penso che questa sia un po' aria fritta, nel senso che avete presente quando la chitarra è leggermente tutta scordata un pochino sotto, tutta scordata un pochino sopra? Ecco, non è che l'ascoltate e vi addormentate perché vi fa rilassare come se fosse aver preso la valeriana o un sonnifero, è semplicemente una chitarra accordata leggermente sotto. Quindi ben vengano le sperimentazioni, ben vengano così, poi soprattutto se un musicista si trova a proprio agio con una chitarra leggermente accordata più bassa o leggermente accordata più alta, benissimo, però da qui a dire che diventi un toccasana, addirittura salutistico, e faccia questi tipi di effetti, mi sembra un pochino una strumentalizzazione e un'esagerazione. Quindi il mio punto di vista è che alle mie orecchie, non avendo l'orecchio assoluto, io personalmente non cambia molto, e sarei curioso di far fare
dei test bendati alle persone per vedere se riconoscono, non vicine, perché chiaramente se noi ascoltiamo un brano suonato con un 440, con un 430, può darsi che sentiamo la differenza in cui una quadratura è leggermente più bassa, anche se stiamo parlando veramente di poco, ma proprio invece a livello di distanza di un giorno o a distanza di qualche ora, far sentire l'una e far sentire l'altra e vedere se la riconoscono. Io dubito che il 99% delle persone siano in grado di sentire una differenza. Passando alle ultime domande, abbiamo Planet Room che mi chiede: domanda di teoria, perché nell'accordo di Re diminuito è prevista la seconda corda a vuoto? Cosa c'entra il Si? Ma la seconda corda a vuoto può essere messa in un determinato voicing del Re diminuito, nel senso che poi può essere fatto anche in altre posizioni sulla tastiera, quindi senza la corda a vuoto, ma comunque il Si sicuramente ci rientra. L'accordo diminuito prevede anche la settima diminuita, quindi ok, abbiamo la tonica, abbiamo la terza minore, abbiamo la quinta diminuita e poi abbiamo la settima diminuita, che altro non è, o meglio, coincide a livello di suono con la sesta. La sesta maggiore e la settima diminuita sono la stessa cosa, quindi se tu prendi Re e calcoli il sesto grado, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, vedi che il sesto grado è Si, quindi coincide con la settima diminuita che è Si, e quindi è normale che rientri all'interno dell'accordo di Re, quindi ci sta assolutamente. Poi sempre Planet Room mi chiede: spesso mi irrita guardare i miei vecchi video dove suono, ho sempre dei giudizi negativi, capita anche a te? Hai voglia, se capita anche a me. Io veramente non sopporto i miei primi video perché, come ho già detto altre volte, avevo un atteggiamento che non mi rendevo conto di avere, molto scontroso, che adesso detesto completamente. Poi in generale la qualità dei miei primi video era pessima, tanto che ho tolto dal mercato, dal commercio, un paio di corsi dei miei, di quelli che ho in vendita, proprio perché a livello di standard di qualità video mi infastidivano. Quindi a livello didattico erano comunque ancora buoni, accettabili, ma la qualità video e quello che si vedeva fondamentalmente mi piaceva talmente poco che li ho eliminati, molto semplicemente. Quindi sì, assolutamente, capita anche a me e ti capisco alla grande. Alessio Guasco, un'ultima domanda: l'altro giorno ho visto il tuo video su come tirare giù gli accordi a orecchio, pensi sia meglio ascoltare la canzone in cuffia oppure senza, solo dal PC? Ma la cuffia dà un ascolto molto analitico, detto questo è una cosa molto soggettiva, anche ascoltare nell'aria non fa male, la musica è fatta per vibrare nell'aria, quindi la cuffia così rende la musica anche un pochino sterile dal punto di vista della risonanza nell'ambiente, quindi consiglio di fare come ti trovi meglio. Sicuramente in cuffia tutto il discorso del panning, cioè ciò che c'è a destra, ciò che c'è a sinistra, è molto ben distinguibile, soprattutto se non abbiamo un impianto audio con una stereofonia chiara. Ecco che ascoltare in cuffia può essere molto molto utile ed interessante. Quindi questa era l'ultima domanda, ne ho selezionate alcune, non moltissime rispetto al solito, ma so che voi qui sotto mi farete un sacco di altre domande. Mi raccomando, le categorie sono le solite, quindi musicisti, strumenti, tutorial se volete, e poi domande libere, quindi fatemi queste domande, magari mettendo anche l'hashtag tipo strumentazione oppure tipo musicisti, di modo che io sappia immediatamente ricollocarle. Magari non più di una o due domande a testa per ogni puntata di Vele Suono, perché altrimenti diventano difficili da gestire. Guardatevi anche le domande frequenti che vi lascio nella descrizione di questo video, quindi non risponderò più a domande tipo cosa ne pensi di Mark Knopfler, perché Mark Knopfler si rivolta a casa sua, dentro casa ormai. E detto tutto questo, quindi vi aspetto alla prossima puntata, con la prossima puntata di Vele Suono, in cui parleremo di tante altre novità e risponderemo alle vostre domande. Ciao ragazzi, grazie per l'ascolto, a presto. Come continuare adesso? Iscriviti al mio canale per rimanere aggiornato su tutte le mie nuove lezioni. Clicca qui e scopri le mie lezioni già fatte e i miei corsi completi. Clicca qui. Ti aspetto. Ciao.